Nel Vangelo di oggi si narra l'episodio della morte e della risurrezione dell'amico di Gesù, Lazzaro di Betania, il fratello di Marta e di Maria. La narrazione è molto distesa, molto articolata, si va dal momento in cui Gesù apprende la notizia, al momento in cui si reca nella casa delle amiche, al momento in cui opera la guarigione prodigiosa, cioè la risurrezione prodigiosa, la risurrezione di quest'uomo, di questa persona morto da 4 giorni, che è un'indicazione per dire siamo sicuri che fosse morto. In tutto questo vorremmo però cogliere, vorrei cogliere un elemento di natura pedagogica. È chiaro che l'educatore, l'insegnante, non hanno il potere di risuscitare i morti e neanche potremmo dire il potere di risuscitare le anime o risuscitare le menti se per caso si sono assopite, addormentate o disperse per 1000 direzioni, anche le più strane, le più particolari. Quindi questo l'educatore, l'insegnante non può farlo con un atto di imperio, con un atto di potere, però può lavorare in questa direzione. Può lavorare perché ogni persona trovi dentro di sé le forze per risorgere. Qualcuno parla, usando un termine, resilienza, cioè la capacità di resistere, riprendere un cammino, superare le difficoltà e ricominciare con slancio. Ecco, nel cammino educativo è necessario mettere in conto che ci dovranno o ci dovrebbero essere tanti momenti di resilienza e quindi tante piccole risurrezioni, tante risurrezioni che una persona deve poter vivere per riprendere il cammino, superare le difficoltà, rilanciare un percorso che eventualmente potrebbe patire dei momenti di fatica, dei momenti di stanchezza, ma in quel momento è l'educatore che ti può accompagnare per riprendere la strada con resilienza, una piccola risurrezione.